Per giorni non ha mostrato il suo volto sui social, ma il 31 agosto Ida è tornata con dei video in cui ha sponsorizzato una piastra per capelli. Ida Platano non ha potuto partecipare alla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne per problemi di salute che né lei né Maria De Filippi hanno svelato nei particolari. Il 31 agosto. Però, la 43enne è riapparsa su Instagram dopo quasi una settimana in cui nascondeva il suo viso nelle storie, in alcuni video, che ha pubblicato per sponsorizzare una piastra per capelli, la donna ha detto di essere in fase di ripresa. Le novità dopo l'assenza in studio. Mercoledì 28 agosto Ida non era agli studi Helios quando Maria De Filippi ha dato il via alla nuova edizione di Uomini e Donne con la prima registrazione. La storica protagonista del dating show era assente per motivi di salute, ma la conduttrice ha ripetuto più volte che il suo ritorno era previsto, quindi quasi sicuramente avverrà non appena sarà guarita. Sabato scorso, però, la tronista dell'ultima stagione ha scelto di mostrarsi su Instagram dopo diversi giorni in cui ha preferito coprirsi il volto nelle poche foto che ha postato tra le sue storie. Non sono state bene ma mi sto riprendendo, ha detto la parrucchiera in un video che aveva l'obiettivo di sponsorizzare una piastra che lei stessa ha provato dopo essersi truccata e vestita. Anche se non è ancora al 100%, dunque, Ida si sta rimettendo e molto presto dovrebbe tornare in studio per partecipare al programma che in questi anni l'ha resa popolare. L'indiscrezione sulle prossime riprese. Il ritorno di Ida a Uomini e Donne è dato per certo da molti osservatori, tant'è che anche Lorenzo Pugnaloni ha provato ad anticipare quello che dovrebbe accadere nella prossima registrazione. Il blogger è convinto che nel corso delle riprese che dovrebbero svolgersi tra pochi giorni, non si conosce ancora la data ufficiale, ci sarà quel chiarimento che Mario avrebbe voluto con Ida già mercoledì scorso. Il 45enne si professa ancora interessato a lei e per questo vorrebbe confrontarsi per capire se ha ancora qualche possibilità di recuperare la loro conoscenza. Che è un'altra cosa che i fan sono curiosi di scoprire, ovvero se sarà davvero Ida la quarta tronista del cast di quest'anno. Al debutto una poltrona rossa non è stata occupata e la teoria più accreditata è che appartenga alla storica dama del parterre che già nel 2023/2024 ha ricoperto questo ruolo. Il rapporto con i follower. Ida è sicuramente il personaggio di Uomini e Donne più seguito sui social network, soltanto su Instagram, infatti, la 43enne ha 718.000 follower. Negli anni la dama ha instaurato un legame diretto con i suoi fan, tant'è che si rivolge a loro chiamandoli belli miei e li aggiorna su quello che fa e su come sta quasi quotidianamente. Non sono mancati neppure momenti in cui ha perso le staffe per le offese che qualche hater ha rivolto a suo figlio, uno degli argomenti che le stanno più a cuore e su cui non transige.